Oggi siamo venuti sul lago di Como per rispondere a una domanda. Come deve essere un gommone? So che il gentil sesso lo vuole bianco e con grandi superfici prendisole. Questo è l'opposto. È prodotto da Selva e si chiama 600 Endeavour, anche se per l'esattezza è lungo 599 cm. La larghezza è di 263 cm e il peso è pari a 480 kg, senza né carico né motore. Se non piace alle signore, piacerà a qualcun altro, per esempio ai gommonauti del Nord Europa e a me. Qualche anno fa, quando incominciai a correre, capii subito che queste erano le sedute migliori. Mi piacciono perché le gambe funzionano da ammortizzatori e riducono così il peso sulla colonna vertebrale. E poi, con le ginocchia abbracciando il sedile, si colgono tutte le oscillazioni dello scafo, si può capire quanto sta sbandando, oppure se dopo un salto sta cadendo storto e si può correggere immediatamente col timone. Insomma, è quasi un gommone da corsa. I passeggeri hanno lo stesso tipo di sedute e si possono tenere i tienti bene. Il divano di poppa è basso e anatomico. Questo è un posto molto sicuro in navigazione. La console è più grande della media, perché questo modello è per chi non teme il maltempo, per chi esce anche quando non c'è il sole, per chi lavora con il gommone, per chi va a pesca, per chi fa sport e per chi usa il battello pneumatico magari come assistenza alle regate. È quindi un battello da lavoro dove non c'è spazio per il relax. Beh, non proprio. A prua c'è un materassino, sotto un gavone. Volendo ci si può sdraiare anche sul divano di poppa. I tubolari sono di colore grigio chiaro, è la tinta ideale perché poco sporchevole e non si scalda troppo sotto i raggi del sole. Alcune finiture strizzano l'occhio agli amanti dello stile. Guardate questi riporti in carbon look. Le tappezzerie sono perfettamente in sintonia con le finiture dei tubolari, stesso colore, stesso materiale. Rispetto ad altri gommoni di questa misura, possiede molti posti a sedere, sono addirittura 9, quindi potrebbe andare bene come tender, come mezzo da noleggio, oppure per una compagnia di amici molto numerosa. Manca solo il frigo per le birre. Sul Selva 600 Endeavour hanno installato un fuoribordo Selva da 115 cavalli. Se siete su un altro gommone e vedete un fuoribordo con quella sigla XSR, non sfidatelo, è un marchio di fabbrica di Selva che indica che questo fuoribordo è stato mappato in modo particolare per dare improvvisamente tutta la potenza alla coppia di cui è capace. Così! Sentite che urlo? È cattivissimo! È una gran soddisfazione avere un motore che ha tutta questa grinta. E poi su un mezzo così sportivo ci vuole proprio. Allora, il motore sta girando a 3200 giri minuto e la velocità è di 19 nodi. Questa può essere un'andatura giusto per la crociera con la famiglia, anche se, ma non so se qui ci porterei la famiglia. Magari qualche amico smanettone. Pure potrebbero salire a bordo dei subacquei, degli appenneisti o altri amici che hanno semplicemente voglia di fare qualche salto sulle onde. Lo scafo ha una V molto profonda, lo sento immediatamente, basta virare un po', la sbandata diventa subito notevole e questo ci dà l'idea appunto di quanto hanno lavorato sulla carena per renderla adatta anche ai mari impetuosi. Quando navigo in rotta il tubolare non va in appoggio, così non frena la corsa dello scafo, interviene soltanto quando comincia a rollare. E naturalmente con le camere d'aria riesce a compensare questo rollio. Anche in sbandata l'effetto è uguale. Laggiù il terminale del tubolare si immerge nell'acqua e limita l'angolo. È anche una sicurezza.
incredibile questa giornata sul lago di Como. È l'inizio dell'estate, il cielo è limpidissimo, ma c'è ancora la neve sulle montagne. Quelle sono le Alpi, il confine fra Italia e Svizzera. È fantastico navigare in questa zona del lago. Il vantaggio di un gommone di questa tipologia è che ha il baricentro molto basso. Avete notato che non ci sono sovrastrutture a parte la console. I gavoni sono tutti sotto il pagliolo, così anche se imbarcate parecchie attrezzature, il peso rimane basso e questo serve tutto a favore della navigazione, della stabilità, della sicurezza. Nel frattempo siamo a 4.000 giri minuto e la velocità è di 25 nodi. Adesso provo ad andare controcorrente. Cambiamo la direzione e vediamo che effetto ha sull'assetto del battello. Un fuoribordo di questo tipo può girare tranquillamente a 4.800 giri per ore e ore senza che ci siano problemi di surriscaldamento e che i consumi siano ancora abbastanza contenuti. E la velocità a questo regime è di 30 nodi, anzi un po' di più, 31. Questo fuoribordo, il 115 XSR, è una novità del catalogo Selva. 1832 centimetri cubici, 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro comandate da un doppio albero a camme in testa e iniezione elettronica. Non male, vero? Forse sono un po' suggestionato dal sound di questo motore, ma a me sembra veramente grintoso. D'accordo, non siamo in gara, non siamo neppure al semaforo in città e quindi gli scatti non servono a nulla, o forse sì, forse ci fanno divertire. In realtà avere un battello che risponde prontamente al gas è molto utile sul mare mosso. Vedete un'onda, togliete un po' il gas, poi quando siete sulla cresta ridate gas con coraggio per ammorbidire l'impatto nella ricaduta. Allora, dovrebbe arrivare a 6.000 giri al massimo. Adesso verifichiamo se hanno scelto l'elica giusta, cioè il passo corretto, se hanno montato bene il motore e se questo scafo va davvero veloce. Credo che in questo momento in acqua ci sia pochissima carena, il piede del fuoribordo e l'elica. Insomma, poca resistenza. Siamo a 5.800 giri minuto, è il momento di dare un po' di trim. Oh, 5.900 e siamo a 39 nodi, 40 nodi, 6.000 giri minuto. Mi sono divertito ad andare veloce perché pilotare questo 600 Endeavour è davvero piacevole, ma questo non toglie che non bisogna mai dimenticare la prudenza, al mare come al lago. Osservate le condizioni intorno a voi, i bollettini meteo. Mi raccomando, sempre tutte le dotazioni a bordo e poi un occhio anche ai passeggeri che devono essere al sicuro, non spaventateli. E poi divertitevi!